puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia siamo noi. Sono finito qui 11 anni fa perché in realtà frequentavo questo posto già da tempo, perché c'erano degli amici che abitavano in una collina dietro e andavo sempre a trovarli in maniera abbastanza molesta, finché questi amichevolmente mi hanno detto: perché non ti compri una casa? E io 11 anni fa non ero esattamente il tipo di uomo che si compra la casa, ero un musicista romano tipico, quindi che viveva, si svegliava alle 2 e andava a dormire alle 6 di mattina. Questi amici infatti mi hanno detto: comprati una casa e facci uno studio di registrazione. Due cose per me, la prima inaudita, cioè non ci avevo mai pensato, la seconda sì, era un desiderio che avevo da tempo, anche perché ho fatto il turnista per tanti anni, gli studi di registrazione che frequentavo erano sostanzialmente dei postacci, cioè dei posti dove c'era la tecnologia che vinceva su tutto, la sala di ripresa era una dove si registra, sostanzialmente un musicista si siede e registra, era grande come una latrina, e poi il resto invece era dominato dalle macchine, dai mixer. Era molto difficile essere creativi, era molto difficile sentirsi a proprio agio, e dopodiché comunque andavi a registrare sostanzialmente in mezzo ai palazzi, dei panorami non propriamente stimolanti. Tutto questo è totalmente scomparso da quando sono venuto qui. Ho trovato questa casa a un prezzo accessibilissimo persino per me e niente, ho iniziato questa follia di a 170 km da Roma, che comunque nel bene e nel male era la mia città, e ho cominciato a costruirmi questo posto, cioè questo studio era un buco nero scurissimo, tutto intonacato col cemento, ammuffito, però aveva questa cosa qua che poi vedrete. E io la prima cosa che feci entrando qui dissi: beh, suonare qua dentro è esattamente il contrario di tutto quello che ho detto un attimo fa. Aveva questo archetto e che questo archetto inquadrava questa vista e mi è scattato qualcosa dentro, totalmente irrazionale, assolutamente antieconomico, assolutamente folle, però io ho detto: io voglio fare un posto qui dove chi viene qua suona, guarda fuori e fa pace, non so se con se stesso, ma fa pace con qualsiasi cosa gli interessi. E funziona, perché qui viene gente, affronta queste ben due ore di viaggio, che poi alla fine è più o meno il tempo che ci vuole a Roma per andare da una parte all'altra della città. Arrivano qui un po' sulle spine: ma dove sono? Vabbè, ma dove stanno i negozi? Non ci sono i negozi? Ah, vabbè. Vabbè, registriamo un pezzo, due, forse tre, dopo due giorni vanno via con 10 canzoni, stanno bene, si sono ritrovati e hanno ritrovato qualcosa che proprio non pensavano neanche di avere. Sono successe delle cose qua dentro veramente spettacolari in questo senso, cioè gente che non dorme che dorme, gente che non mangia che mangia, e soprattutto gente che non riesce a suonare liberamente, qua invece ci riesce. Questo è quello che è diventato questo spazio ed è esattamente il tipo di studio che mi interessava, perché è veramente forse la stanza più bella della casa, è la stanza più ospitale, quello è un divano letto, molti musicisti ci dormono. Io sono venuto qua, sostanzialmente sono scappato dalla città, perché 11 anni fa sì, suonavo tantissimo, facevo delle giornate veramente pazzesche dove la mattina facevo delle prove, il pomeriggio facevo una pomeridiana a teatro, non mi facevo mancare nulla. Facevo anche il musicista negli spettacoli di teatro contemporaneo. Mi sentivo più che altro un nevrotico che se non suonava non era, suono ergo sum. Invece non era così. Mi sto a dire, ma insomma c'era stato un momento 11 anni fa in cui veramente si erano spente le luci e io non sapevo cosa fare. C'è stata la possibilità di prendere questo posto e io sono venuto qui a fare 2 anni la fatica di Sisifo, proprio a lavorare come un pazzo, a costruire questo posto con le mani in maniera del tutto irrazionale, completamente, non era una riflessione, lo volevo fare, andava fatto, basta. Il cambiamento non è arrivato nel momento in cui vorrei un po' sfatare un mito, nel senso che io sono arrivato qua veramente per necessità quasi cieca, cioè io dovevo stare qua, dovevo andare via da Roma, quindi non è che fosse tutto questo idillio, una fatica enorme, la sensazione costante di aver fatto una scemenza, cioè ma chi ci viene qui cioè fino a quassù a registrare dei dischi? Però l'ho fatto, comunque l'ho fatto, e quello che volevo dire è che la cosa più bella, dopo 11 anni, ma la cosa è cominciata un paio d'anni fa, è arrivata la trasformazione, è arrivata senza che la cercassi. Da chi viene qui abituato a fare produzioni di mesi, mesi e mesi, viene qua e in una settimana fa un disco, è la mia piccola rivoluzione personale, che alla fine la gente viene a cercare, cerca la mia esperienza da una parte, che quella può servire, però in realtà cerca e trova questa mia trasformazione e se la porta via.
della musica. La musica qui è solamente un pretesto. La musica è un pretesto che ci permette di stare bene insieme. E arriva la bellezza, arriva la capacità di stare con gli altri e di trasformare il proprio presente in qualcos'altro. Il resto poi lo faranno le persone che magari faranno un orto, piuttosto che un altro modello di economia, piuttosto che niente. Ma a volte fare niente, saperlo fare è bello. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai.